al supermercato. No, non sono al reparto formaggi, neppure ai salumi. Un tempo sì. Allora avevo la pressione a 125-75. Sono al reparto degli yogurt. Perché adesso la pressione è salita. Anche a 180. Un magrì è crepato, caduto per terra. Come faccio a prenderlo? Non ci arrivo, ho la mano tremante. È 30 anni che sono in questa carrozzella di merda. Maledetto muro, maledetta macchina. La sua mano è lì, sullo yogurt, mi guarda, è una bella ragazza, ha gli occhi celesti, gli occhi suoi sono fissi sui miei, i miei sui suoi, e non ne vogliono sapere di distogliersi. Mi dice: penso io, andiamo a casa. Mi sorride. Un tempo sì, mi sorridevano le donne, ma poi, dopo il botto, dopo questa carrozzella, si mi dice andiamo a casa. Ma dice, no, non a casa sua, a casa mia. Mi porta a casa sua. Mi adagia sul letto, mi coccola, mi sorride, mi guarda. I miei occhi sono sempre fissi sui suoi e non ne vogliono sapere di distogliersi. Mi parla. Io non parlo, io sto zitto, mi commuovo, piango. La prima volta, dopo 30 anni, che una donna mi coccola, mi guarda così, mi sorride, mi parla. Ora sono solo nel letto. I miei indumenti sono sparsi sul pavimento. Io sto con le spalle dritto sullo schienale del letto. Sono nudo. Lei non c'è. Sono solo. Lei se n'è andata col mio borsellino. E dire che le volevo regalare un mazzo di rose, ho pensato. Rose rosse. Rose rosse per te. Ho comprato stasera. E il mio cuore lo sa. Cosa voglio. Comprano qualcosa.
delle impalle.